Vediamo un inserto di Repubblica Donna del 20 aprile 1999. Streghe per bene, giudicate eretiche, erano le pioniere dell'erboristeria. Qui si parla praticamente di una mostra che si tiene il 27 febbraio, dal 27 febbraio fino a fine novembre al Castello Bardi in provincia di Parma. E fa parte di un'iniziativa più ampia dedicata all'Inquisizione. Gli scaffali espongono gli ingredienti dei filtri magici, peli di lupo, ali di pipistrello e ovviamente piante, perché spesso le streghe non erano altro che erbane, ovvero donne esperte nella preparazione di intrugli naturali. Io già vi ho letto all'inizio delle trasmissioni, ancora 120 trasmissioni fa circa, cioè un paio d'anni fa circa. L'uso del rospo che ne avevano le streghe, cioè alcune streghe usavano far bollire il rospo nel calderone, cioè dove preparavano l'intruglio, no? Bene, è stato scoperto che la pelle di rospo contiene uno dei più potenti antibiotici che esistono sul mercato. Allora, voi pensate cosa succedeva nel 1600, preparare, non so, una pozione di un rospo bollito che diventava praticamente un antibiotico e che questo guariva le polmoniti. Adesso non mi ricordo più se l'esperimento fu fatto su dei rospi africani o sui rospi nostrani. Comunque, pensate un po' cosa significava questo, o cosa significava mangiare una minestra della strega a base di parietaria e ortica. Mi ricordo bene la parietaria e ortica perché l'ho sperimentata io. È un'ottima minestra, eh? E la parietaria vive a tonnellate sui muri. È una minestra che è ricca di ferro. Pensatevi alle donne che andavano in mestruazioni e diventavano anemiche, poter avere una minestra di ferro che con un po' di vitamina C quel ferro poteva essere assorbito. Cosa significava? C'era l'alternativa a bersi tanto vino rosso, in effetti. E, per cui non sottovalutate quelli che sono i rimedi che venivano usati dalla medicina naturale. Un altro esempio che vi faccio è la cacca di pipistrello cinese, cioè i cinesi usavano la cacca di pipistrello a mettere sugli occhi. Chiaramente detto così fa un po' schifo, però gli esperimenti hanno detto che quella cacca di pipistrello contiene la più alta concentrazione di vitamina A presente in natura. Per cui, insomma, stiamoci un pochino attenti a sottovalutare certe cose, no? L'erboristeria, dice ancora, era considerata magia bianca, spiega Enrico Malizia, già docente di tossicologia all'Università della Sapienza di Roma e autore di Hild Ponti, con Hild Ponti di Ricerche delle streghe e A tavola con le streghe, edizione mediterranea. Bastava però che qualcuno accusasse l'erbana di avergli avvelenato il bestiame o l'acqua del pozzo perché la donna venisse processata per stregoneria. Il primo rogo risale al 1200, sempre per streghe, non per altri motivi, ma bruciati anche prima. Continuò fino all'inizio del secolo scorso, facendo in totale fra i 6 e i 10 milioni di vittime. Allora, fra i 6 e i 10 milioni di vittime. Fra 6 e 10 milioni c'è uno spazio di 4 milioni. Il dato è talmente incerto da passare da 6 a 10 milioni, cioè non si sa neanche quanta gente hanno bruciato e quanta altra hanno bruciato che non si sospetta neanche che lo abbiano fatto. Ebbene, facciamo 500 anni, no? Calcoliamo un tempo di 500 anni in cui hanno bruciato, facciamo 6 milioni di persone. In 500 anni significa averne bruciato 10.000 all'anno. Sto facendo il dato minimo, circa 10.000 persone in tutta Europa. È come se in tutta Europa, oggi come oggi, ci fossero 10.000 donne giustiziate all'anno. Provate un attimino a pensarci. Facciamo che i paesi in Europa siano, non so, siano 20. 500 persone giustiziate, bruciate vive in ogni paese, ogni anno.
Cioè, ogni anno in Francia, in Svizzera, in Germania, 500 donne bruciate vive. Cioè, ma, vi rendete? E questo per 5 secoli. Cioè, il dato è mostruoso non solo per la quantità di persone che viene condannato, per le motivazioni o per le cose per cui viene bruciato, ma è mostruoso per la quantità di tempo che questo copre. Significa che le generazioni e generazioni di persone sono cresciute nel terrore di poter essere bruciate. Cioè sono cresciute nel terrore che qualcuno potesse torturarle, potesse bruciarle. Cioè abbiamo decine, decine, decine di generazioni di individui che sono cresciute nel terrore. Cioè questo è il dato più spaventoso che ci sia mai stato. Cioè per 500 anni è esistito il terrore di poter essere bruciati. La madre doveva insegnare al figlio e alla figlia, stai attenta che dopo se no ti brucia, sta attenta come ti reciti il credo, sta attenta come ti va messa, sta attenta come ti parli al parroco, sta attenta a sta roba, se no ti viene bruciata. Per 500 anni. Cioè, se questo non è mostruoso, non so cosa voi intendiate per mostruoso. A fin fine il nazismo, col suo orrore, con i suoi campi di sterminio, non ha coperto generazioni di terrore, ha sterminato 6, 7, 8, 10 milioni di individui in un arco di tempo brevissimo. Per cui cosa succede? Succede che in quella generazione ha pagato tutto il terrore che il nazismo poteva espletare. Cioè tutto il terrore che poteva uscire dal nazismo è stato esaurito in quel momento, in quegli anni. Il terrore della Chiesa Cattolica, che poi sfocia nel nazismo, si impiega e lungo ben 500 anni. Se questa non è oscenità, se questa non è aberrazione, non esiste nessun'altra cosa sulla faccia della terra che sia più aberrante di questo. E pensate poi che io ho tenuto conto del minimo, ma fra 6 e 10 milioni. Nel frattempo ci sono state le guerre di religione, ci sono stati i vari stermini, c'è stato tutto il resto, nel frattempo ci sono state le pesti, tutto il resto, però le persone bruciate, fra i 6 e i 10 milioni. Che poi magari si dice bruciate, ma non tutte sono state bruciate, sai, qualcuna è stata semplicemente torturata per qualche mese, qualche anno, qualcun'altra hanno solo spezzato le gambe, hanno solo spezzato le ossa, qualcun'altra l'hanno costretta ad ingerire tonnellate di acqua, qualcun'altra ha solo subito i ferri roventi. Pensateci un pochino. Voi non siete quelli che infilano i ferri roventi, voi sareste quelli che li prendono i ferri roventi. Noi non siamo quelli che diventerebbero carnefici, noi siamo quelli che sarebbero stati le vittime. Pensatevi questo. E questo è l'orrore all'ennesima potenza. Questa è la distruzione degli esseri umani. Cioè non esiste nessun'altra cosa fuori da questo. E tutto questo per il macellaio di Sodoma e Gomorra e per il pazzo di Nazareth. Cioè il pazzo di Nazareth e il macellaio di Sodoma e Gomorra hanno prodotto questo. Vi ricordate quando il pazzo di Nazareth con uno sputo guarisce la mano e fa sparire la lebbra, abracadabra? Bene, tutte queste cazzate, tutte queste stupidaggini avevano un solo scopo, far vedere quanto il pazzo di Nazareth fosse effettivamente il figlio di Dio, fosse effettivamente grande, fosse effettivamente bravo. Ma nello stesso tempo anche il suo nemico può fare questo. Anche il suo nemico può guarire, anche il suo nemico può trasportarlo sul cocuzzolo della montagna o sul pinacolo del tempio. Cioè anche il suo nemico è potente. E se il pazzo di Nazareth può far sparire la lebbra dalla mano con un abracadabra, anche il suo nemico potrebbe farlo. E allora le donne perché venivano bruciate? Perché anche loro osavano fare qualcosa. Ma se non era Dio, perché Dio apparteneva alla Chiesa a fare questo, era sicuramente il demonio, era sicuramente il suo nemico. Allora, per dei deficienti, mentecati, criminali, che hanno scritto i quattro Vangeli ufficiali,
dei 6 ai 10 milioni di donne sono state bruciate vive. E Wojtyla ha ancora il coraggio di ricattare il mondo con questa miserabile immagine. È vergognoso. È vergognoso. È vergognoso. E non ho parole oltre per andare a questo. È effettivamente la distruzione, lo stupro del genere umano. Bene, 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 bene. Ci facciamo un paio di parolette su qualcos'altro? Ma sì, dai. Tanto noi passiamo sempre di palla in frasca, no? O meglio, io parlo solo di palla in frasca. No? Perché? Perché è la mia specialità passare di palla in frasca. D'altronde vi ricordate sempre che sono ignorante, per cui obiettivamente non posso fare altro che passare di palla in frasca. E per passare di palla in frasca parlerò di una cosetta molto particolare. Se la trovo però, perché io sfoglio. Oh, eccolo qua. Il creazionismo. Io vi sto parlando degli oracoli callaici, non vi sto parlando dei neoplatonici. I neoplatonici non avevano il concetto di creazionismo, cioè la creazione ex nihilo non esisteva nei neoplatonici. Perché questo? Perché, specialmente a parte di Platone, di sì, vabbè, Socrate, Platone e gli oracoli callaici, non c'è la creazione dal nulla. C'è il concetto orfico in cui l'uomo viene messo incinto da Eros, cioè praticamente c'è il concetto del Big Bang al centro di tutto quanto il pensiero platonico e neoplatonico, perché prende dall'orfismo, cioè deriva dall'orfismo. Ma a un certo punto i neoplatonici vengono sconfitti e sono costretti ad accettare il concetto di creazione dal nulla, ex nihilo. E chi è quello che introduce nel neoplatonismo il concetto di creazione dal nulla? È un tale Ierocle, che è un filosofo neoplatone di Alessandria del V secolo, il quale piglia le dottrine dei filosofi neoplatonici precedenti e le corregge. Non solo fa questo, ma fa qualcos'altro, cioè stupra il pensiero che nasce da questo. E infatti ammette da un lato la creazione dal nulla e dall'altro la libertà umana che egli non ritiene incompatibile con un destino inteso come provvidenza divina inflessibilmente giusta. Cioè praticamente non fa altro che costruire le convergenze parallele. Non fa altro che costruire le famose convergenze parallele. Cioè, se uno ammette la creazione del mondo dal nulla, deve ammettere anche la dipendenza del mondo dal creatore. Ma se egli afferma che la libertà umana è incompatibile in quanto dipende dal creatore. Ma no, dice lui, perché il destino inteso come provvidenza divina inflessibilmente giusta. Allora, siccome la provvidenza divina è inflessibilmente giusta, c'è la libertà umana. Cioè, questo veramente è una convergenza parallela all'Aldo Moro, più o meno. Sì. Fatto questo, i cristiani possono tranquillamente distruggere la scuola neoplatonica. E infatti, per ordine di Giustiniano, nel 529 la scuola neoplatonica viene chiusa. E perché è stata chiusa la scuola neoplatonica? Per ordine di Giustiniano? No. Perché Ierocle ha fatto convergere le parallele. Cioè, ha fatto una congiunzione fra creazione dal nulla e provvidenza divina giusta che determina la libertà dell'essere umano. Questo assurdo, questo nonsense da ogni punto di vista ha portato alla distruzione della scuola neoplatonica. A quel punto tanto valeva distruggere la scuola neoplatonica perché non aveva nessun senso che continuasse ad esistere. Pronto? Bene, vediamo un attimino un altro discorsetto, no? Un altro discorsetto che ho già fatto, che farò ancora e che continuerò a fare, è il concetto di causa-effetto. Cioè tutti quanti pensano in base al concetto di causa-effetto.
Mentre invece nel paganesimo, come avete visto, non esiste causa-effetto, esiste adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Perché le persone pensano al concetto di causa-effetto? Perché il concetto di causa-effetto è un concetto aristotelico. Infatti, Aristotele determina quattro cause fondamentali. Parla di causa materiale, causa formale, causa efficiente e causa finale. Cosa significa questo? Causa materiale è ciò che costituisce. La causa formale è la forma dell'oggetto. La causa efficiente è la spinta alla trasformazione. E la causa finale è lo scopo della trasformazione. Dunque, causa-effetto. Nella filosofia scolastica si è elaborato il concetto di causa prima. Che cos'è la causa prima? Nozione base dell'argomentazione teologica a sostegno dell'esistenza di Dio. Dio è la causa prima, è ciò che costituisce, è ciò che dà la spinta alla trasformazione ed è scopo della trasformazione. Vi ricordate Proclo? Ve l'ho già raccontato questo, no? Viene chiamata anche prova cosmologica o prova della contingenza del mondo che proverebbe l'esistenza del Dio. Cioè Dio non esiste perché io ho determinato, ho verificato la sua esistenza, ma esiste perché è la causa di ciò che esiste. Anche questa è un'imbecillità. Infatti, cos'è invece nel paganesimo che noi sottolineiamo e noi accentuiamo? Non è la relazione causa-effetto, ma sono le leggi, sono le forze che agiscono all'interno delle cose. Sono le tensioni che agiscono all'interno delle cose. Le tensioni, agendo all'interno delle cose, portano alla trasformazione delle cose. La tensione che agisce all'interno delle cose si chiama necessità e alla necessità che agisce nelle cose si somma la volontà quando la cosa riconosce se stessa diversa dall'oggettività che la circonda. Quando la cosa diventa coscienza di sé, sovrappone alla necessità che l'ha generata la propria volontà. Però c'è l'intento, e l'intento è il passaggio dall'inconscio al cosciente. L'intento di tutto l'esistente è da passare dall'inconscio al cosciente. Però quando l'oggetto, la coscienza, riconosce se stessa, diverso dall'incosciente che la circonda, la sua intenzione, il suo intento è quello di espandersi e continuare ad esistere. Sì, pronto? Pronto? Sì? Paolo. Ciao. Ciao Claudio. Dimmi. Pensavo adesso che metter dentro in un contenitore determinato materiale, materiale psichico in questo caso, nei vari contenitori, per 2000 anni cacciarlo dentro a forza, secondo te quanto ci vuole per buttare via tutto questo materiale stipato dentro alle menti umane? Secondo te, quanto ci vuole? 250 anni. 250 anni un percorso lineare. Vabbè, io spero, Ma speriamo, perché liberarci da queste costrizioni violente buttate dentro con una certa tecnica raffinata, tirarle fuori è molto molto più difficile secondo me. certo. Liberarsi da delle, cioè per me le religioni sono malattie psichiche, il che tu sai benissimo che le cellule normali si possono rigenerare, ma quelle psichiche è un po' difficile. È un po' difficile, sì. È una questione Ciao di energia. Ciao, Claudio, ti saluto, ciao. ragazzi. Ciao, ciao. Sì, è un po' più difficile rigenerare l'apparato psichico perché è una questione di energia. Perché ci vogliono 200 anni, 250 anni? Se il processo di costruzione di quello che è il concetto di sviluppo dell'essere umano ha un processo lineare, cioè si sviluppa in maniera normale, penso sì che bastino una decina di generazioni circa, forse poco più. Se invece il processo va a salti, come tutta la storia in realtà procede a salti, a sviluppi, a raggiri, a contraddizioni, eccetera, ci vuole forse qualcosa di più, difficilmente qualcosa di meno, molto difficile, perché è sempre una questione di magia, è sempre una questione di rimozione di condizioni emozionali che sono insite nella persona. Facciamo un esempio.
c'è un processo di distruzione dell'apparato del comando sociale in questo momento, che è in corso dal 1948, da quando si è costituito. In cosa consisteva quel processo di distruzione? Si chiamava, normalmente va sotto il nome, se vogliamo identificarlo con un aspetto, la raccomandazione. Che cos'è la raccomandazione? Una persona che aveva un ruolo gerarchico raccomandava a un altro, un suo protetto o chi lei voleva. In pratica, questa persona che aveva un ruolo gerarchico raccomandava per un posto di potere, piccolo o grande che sia, una persona di suo gradimento. Ma la persona di suo gradimento non doveva essere più intelligente di lei, non poteva avere più iniziativa di lei, doveva essere leggermente più stupida. Allora, dal 1948 ad oggi, questo processo è andato via via radicalizzandosi, per cui abbiamo avuto un processo di decadimento culturale, emozionale, percettivo del comando sociale. Cioè il comando sociale è mediamente più stupido di quello che era nel 1948, salvo quello ripreso dal fascismo, sto parlando di quello nuovo. Per cui abbiamo avuto tutto un processo di decadimento. Per risalire la china da qui in avanti occorre un tempo molto maggiore di quello che è passato, a meno che non intervengano dei fattori nuovi, dei fattori che portano delle novità all'interno del sistema sociale, per cui anche la gerarchia è costretta a darsi una mossa, è costretta a cambiare velocità con cui muoversi. Qualcosa che può cambiare, per esempio, potrebbe essere una guerra. Succedesse la terza guerra mondiale, la gerarchia di oggi verrebbe spazzata via e sostituita da un'altra. I dolori, le stragi, le morti che ne seguirebbero sarebbero di un'entità tale che non so quanto ne valga la pena. Però questa sarebbe una delle situazioni in cui la gerarchia viene rinnovata. Cioè ogni volta che c'è una guerra tipo mondiale, una distruzione grande di un paese, viene rinnovata anche la gerarchia e il comando sociale. Però spero che questo non avvenga e spero che si possa invece trasformarsi in maniera lineare, in maniera diversa. Anche se vi ricordo che la peggiore condanna dell'umanità è proprio la stupidità. La stupidità è quella che inchioda, è quella che distrugge l'intelligenza. Perché per esempio negli Atti degli Apostoli sia Paolo che Luca esaltano la stupidità, esaltano la non cultura, esaltano l'ignorante, esaltano i poveri di spirito, perché questa gente è massa di manovra che può distruggere qualsiasi cosa intelligente venga fuori. Ma chi ti credi di essere tu? Ma che cazzo vuoi? Che cosa rompi le scatole? E con questo fare, e elaborato anche a potenze diverse, viene distrutta ogni possibilità dell'essere umano di ricostruire un percorso diverso all'interno del sistema sociale. Per cui ricordatevi, il più grande nemico dell'umanità è proprio la stupidità. Bene, io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che sono in trasmissione alle ore 19, mi raccomando, se siete interessati all'uso del crogiolo dello stregone, liberarsi dalle costrizioni emozionali col crogiolo dello stregone, sono 50.000 caratteri che cercherò di leggere in un'ora, per cui li leggerò velocemente e devo dare un quadro completo, per cui se volete registrarlo bene, se no dopo sarà in vendita con tutto il resto dei libri, insomma non è che sparisca o diventi una cosa segreta. Comunque è un'occasione che avete per registrarvi questo. Grazie per l'ascolto e vi do appuntamento per le ore 19 e per giovedì prossimo per la prima trasmissione. Grazie ancora e ciao a tutti, ci risentiamo alle ore 19.